Vedo il mondo dal mio mondo, come fosse in una scatola blu. Poi osservo dal profondo una prospettiva in cui manchi tu. E tu non provare a dirmi che non c'entri niente, invece ci sei. Ciao a tutti, sono Consuelo e benvenuti al corso di canto moderno Ascolta la tua voce. Questo DVD ha la funzione di aiutarvi a comprendere le parti salienti del libro e ad evitare incomprensioni su quello che un cantante deve assolutamente sapere, comprendere e fare. Il filo conduttore di tutto il metodo è il sapersi ascoltare. Non cadete nell'inganno «io canto e quindi è ovvio che mi ascolto». Sapersi ascoltare intanto che si canta è un'arte che si conquista con l'esperienza e la volontà. Iniziate subito con i vocalizzi. Ogni suono che cantate deve essere prima creato all'interno della vostra testa e poi sentito, ascoltato, poi emesso e durante l'emissione ancora ascoltato, assaporato. Non dimenticatelo mai. Iniziate il metodo con gli esercizi di ear training, creati appositamente per sviluppare un orecchio attento e pronto all'ascolto. Non dimenticate poi il trattato di teoria, veloce, chiaro e indispensabile per evitare il luogo comune del cantante ignorante, poco musicista. Bene, cominciamo. Il nostro corpo è il contenitore del suono ed è l'amplificatore della nostra voce. Per questo è indispensabile condurre una vita sana con un moderato esercizio fisico ed una buona alimentazione. Prima di iniziare a cantare o comunque ad utilizzare la vostra voce, fate sempre degli esercizi di stretching. Nel capitolo 2 ne troverete davvero tanti. Io ne amo uno in particolare, un capitolo fondamentale, la respirazione. Ricordate che nel cantante rappresenta quasi il 70% del lavoro. Non dimenticate. Cerchiamo di ricapitolare tutto. Abbiamo un'espansione addominale dovuta alla discesa del diaframma, un'espansione costale dovuta all'allargarsi delle coste fluttuanti e un'espansione lombare. La respirazione costale diaframmatica è corretta per la vita, non solo quando cantate. Applicatela in ogni istante, fatela diventare automatica, così non dovrete. Invece cantiamo, l'azione di alcune fasce muscolari permetterà di controllare il fiato, il suono, ma soprattutto eviterà delle tensioni a livello della laringe. I muscoli che utilizziamo sono quelli intercostali e addominali. Proviamo ad intonare una R in questo modo. Scegliete una nota comoda ed un volume importante. Appoggiate una mano sopra l'ombelico e riproviamo all'emissione vocale. Ecco quello che sempre deve essere fatto quando canto fuori l'aria. Inspiro, sbadiglio. E ancora. Ecco un ottimo esercizio per scaldarsi la voce. Rilassate il viso e provate ad emettere questo suono. È una B. R seguita da una U. Ora siete pronti ad affrontare tutti i capitoli del libro e tutti i vocalizzi. E non dimenticate di riguardare questo DVD ogni tanto. Siate sempre voi stessi quando cantate e lasciate che la vostra voce racconti le vostre emozioni. Buon viaggio!